parto da un assunto che è di uno studioso di economia, ovviamente, che dice che una persona senza dati è solo una persona con un'opinione. Quindi ci terrei come prima cosa a darvi una fotografia di quello che siamo noi, che siamo l'azienda che io rappresento. Innanzitutto siamo un'azienda unica nel suo genere, quelli di Bologna ovviamente lo sanno perché è una storia abbastanza nota. Di 6 anni fa c'è stato un cambio di azionariato, il mio capo era quel signore che era seduto in prima fila prima, l'arcivescovo, e quindi diciamo, siamo un'azienda unica nel suo genere. Però veniamo al focus e l'argomento di oggi. Intanto vi dico che il gruppo FAC è un'azienda italiana, è una piccola multinazionale, però dei 2.700 dipendenti, solo poco più di 300, 350 per esattezza, sono in Italia, a Bologna. Di questi, è un'azienda metalmeccanica ovviamente, quindi ci aspetteremmo una forte presenza maschile. Invece è esattamente il contrario, perché il 60% dei dipendenti di FAC Italia sono uomini, il 40% sono donne, quindi abbiamo quasi una parità. Ma quello che è dato ancora più, quello me l'ero preparato però, il dato che è ancora più significativo è che se partiamo dal basso, il 76% degli operai sono donne. Quindi è un'azienda metalmeccanica dove in officina non vediamo né i calendari di cui si è parlato prima, magari vediamo calendari di genere diverso, però sono tutte donne. Anche il capo stabilimento è una donna, quindi è un'azienda metalmeccanica se vogliamo un po' sui generis. Il 29% degli impiegati sono donne e il 33% dei manager sono donne. Quindi è un'azienda in cui la presenza femminile è piuttosto significativa. Non voglio parlare di aziende rosa, quote rosa, perché vi anticipo, è un concetto che personalmente non mi appartiene e lo ritengo anzi discriminatorio al contrario. L'azienda ha fatto molto in questi anni, vi do un altro dato, il trend delle assunzioni nel 2016, le assunzioni sono state il 25% erano donne, il 27% nel 2017, il 38% quest'anno, quindi il trend è assolutamente in crescita. L'azienda, come vi dicevo, ha un footprint manifatturiero prevalentemente estero, a parte lo stabilimento italiano, il più grosso stabilimento che è basato in Bulgaria, stiamo parlando di uno stabilimento con 400 dipendenti, è gestito da una signora, un ingegnere, si chiama Svetlana, il nome, e è una persona a cui è stato affidato ormai da 6 anni la responsabilità del più grosso stabilimento del gruppo e quindi una posizione veramente verticistica e veramente assolutamente delicata. Altri due general manager delle 44 società del gruppo sono gestite da donne e abbiamo solo, adesso noi abbiamo un board decisamente più magro di quello della IMA, è anche un'azienda molto più piccola, non siamo, mi sembra 17, voi siete nel consiglio di amministrazione, non siamo quasi 14, noi siamo solo in 7, però abbiamo 2 donne. Adesso questa è semplicemente la fotografia dell'azienda. Adesso vi dico che cosa abbiamo provato a fare, a ingaggiarci in questi anni. Al di là del trend delle assunzioni, abbiamo creato all'interno dell'azienda, all'interno del gruppo, non dell'azienda, l'iniziativa parte da Bologna ma è rivolta a tutto il gruppo, abbiamo formato un'academy. L'academy qual è il valore di questa? Abbiamo riservato 15 posizioni ogni anno, abbiamo formato una commissione mista, qui al 50% uomini e donne di manager, che vengono selezionati i manager di domani, quindi giovani talenti selezionati nelle 44 società del gruppo che vengono portati a Bologna e per alcuni mesi vengono formati a livello cross funzionale, quindi magari prendiamo persone dal finance, persone dall'R&D, persone dall'HR, vengono portate in Italia e formate a livello cross funzionale proprio per creare un percorso di una sorta di vivaio come si fa nelle squadre calcistiche o sportive, cercare di allenare i talenti all'interno del gruppo e creare così non solo possibilità di sviluppo ma anche veri e propri percorsi di carriera, perché non è detto che, abbiamo tanti esempi in azienda, che uno magari entra in un dipartimento o in una data funzione e poi finisce la propria carriera
in un settore completamente diverso. E poi abbiamo creato qualcosa di, qui sì, più specifico per il ruolo delle donne in azienda. Abbiamo creato un, adesso il nome si chiama Female Leadership Council, è un nient'altro che un piccolo gruppo, un piccolo club, su base volontaria ovviamente, non è niente di forzato, in cui le donne che fanno parte del gruppo si riuniscono. Ovviamente, diciamo, l'azienda, per facilitare questo, diciamo, sostiene i costi che ci sono connessi, si riuniscono, sono tutte le donne prevalentemente manager che fanno attività di coaching rispetto alle loro colleghe per permettere di progredire in carriera. Devo dire che siamo partiti 3 anni fa, i risultati stanno cominciando ad arrivare, adesso non ho un dato puntuale di quanto sono state le progressioni di carriera, però diciamo che è senz'altro, diciamo che mentre tradizionalmente le donne, adesso nella stragrande maggioranza dei casi, in ruoli apicali più facile trovare nelle funzioni tipiche, tipo l'HR, tipo il finance, difficilmente in ruoli tecnici. Per converso, questo genere di attività, di circolo virtuoso, ha portato proprio a una sorta di contaminazione cross-funzionale all'interno dei vari reparti, quindi abbiamo, diciamo, una gestione, adesso una presenza più omogenea all'interno del gruppo. Questo era, in estrema sintesi, ho cercato di concentrare, visto che gli interventi sono tanti. Grazie.